dall'esterno Curiasone, che ha lo steccato Bollini, all'esterno del quale viaggia anche Remule. Curiosone inizia il giro conclusivo con Dinamica, che viene avvicinata da Domineda, che risale in seconda posizione. Braccia e frusta, con Dinamica che mantiene mezza lunghezza, Dinamica che viene a vincere su Dominetta al terzo posto, Curiosone al quarto. Oh, arrombacchia da si stampella! Come che la scuote in volare più? Come scambuzzato! Andrea è un manager! Peppe Urtu, ci ritroviamo insomma da San Giovanni Sergio a oggi, sei il re dei Fantini Rivals in questo scorcio di stagione. Dinamica, va, ha mostrato segnali importanti, l'avevi battuta tu a San Giovanni, oggi bene. Sì Bru, l'avevo vista l'anno scorso correre quando vabbè ai pali con Andrea, il proprietario, e mi è sempre piaciuta questa cavalla, guarda, bella, sincera. Poi quest'anno l'ho vista a San Giovanni, mi ha impressionato. Poi vabbè, avevamo deciso che Degen Noi andava in un altro posto, a Pozzo Maggiore, ma ha chiamato Andrea Cianciotti, ragazzi, di montarla. Bene, perfetta, bella cavalla, va veloce, andà in testa, la metti dove, brava, bella cavalla, mi sono trovata davvero bene, Bruno. Sì, vabbè, in batteria non fa testa, è passeggiato. Qua invece ha aspettato mezzo, un giro e mezzo per poi dargli la via e isolare. Al finale mi ha detto Francesco Broca, complimenti anche a lui, è il merito anche suo. Ha detto, se va in testa, fateli galoppare al culo, se no aspetta. Però sono partito un po' male, non tanto bene. Come ho visto la luce un attimino, boh, è passata da lì, via. L'ho messa a centro e veniva, più c'era strada e più camminava. Anche perché batte la compagna di allenamento, che era la ben considerata Dominetta, quindi una vittoria importante. Sì, qua c'era categoria, anche se erano 10 cavalli, e Dominetta che l'anno scorso ha vinto qua, Bolli lo stesso, tutti i migliori cavalli. Però questa non è da meno, eh. Sì, sì, sì. Complimenti Peppe. Una dedica sempre, adoro la mia compagna, Renato, mio figlio. Un bacione. Allora, auguri, in bocca al lupo. Crepi, grazie Bruno. Francesco Brocca, alla preparazione di Dinamica e Dominetta, un bel doppio. Sì, bene, sono andati bene. Senti, chi ti aspettavi? Questa è la domanda scomoda che ti faccio. Veramente Dominetta, però sono andati bene tutti e due. Non è partita molto bene, però ha corso alla grande. Sempre... generoso. Senti, Dinamica invece ha fatto passi da gigante. Alla grande, sì, ha fatto passi da gigante. Bella cavalla. Perché diceva poi categoria? Sì, però per come conoscevo l'anno scorso a Dominetta, quest'anno ho detto un anno in più dovrebbe correre meglio. Però ha corso alla grande, tutte e due. Sì, è seconda, quindi non è che ha buttato via nulla. Purtroppo ci sono anche gli avversari. Ha trovato una tonica Dinamica che secondo me è davvero migliorata. Sono contentissimo per Dinamica, se lo meritava, perché il lavoro sta andando bene, ha dimostrato bene, montata alla grande e ci è venuto tutto perfetto. Anche perché nel podio è uscita sempre a sorteggio, non è riuscita mai a correre. Niente, non ci sono riuscito a correre. Però si è rifatta, dai. Un po' sfortunato, dai, si è rifatta oggi. Complimenti Francesco per la preparazione, sempre presente e vincente in questi contesti. Grazie, lo dedico a mio figlio, sempre. Andrea Cianciotto, purtroppo sei in stampelle, però Dinamica dimostra tutto il suo valore nel tuo paese, quindi una vittoria che soddisfatta. Sì, già lo credo, siamo soddisfatti, finalmente è arrivato il primo posto. Senti, te l'aspettavi già così quest'anno? Più o meno, ce l'aspettavamo, ma anche l'anno scorso ce l'aspettavamo, però quest'anno ce l'ha fatta.
lo scorso anno forse serviva qualche corsa di esperienza, già quest'anno a San Giovanni aveva dimostrato di essere insomma più tori. Sì, perché anche io poi, non essendo pratico molto, quest'anno con Peppe già si sono visti i risultati. Quindi abbiamo visto tutti dalla società, della foto di rito, siete soddisfatti, dai? Sì, abbastanza, dai. Prossimo appuntamento quale può essere? Vediamo, posto maggiore si sta bene. Fonni qua al quadro. Fonni, di sicuro. Ok, complimenti a tutti voi per la passione, un grande in bocca al lupo per quello che sarà il futuro di Dinamo. Grazie mille. Ciao Bruno. Riccardo Sulis a chi apri un bel terzo posto con Curiosione, anche perché oggi c'era una categoria importante, insomma, sì. Dominette e Bolleri su tutti, ha vinto Dinamica, tutti si è messi in mezzo a questi, bene Curiosone. Sì, sì, dai, sta migliorando corsa dopo corsa, diciamo, dai. Sta prendendo esperienza, sta capendo il giochino adesso, diciamo. Anche perché è stato un acquisto importante proprio per fare i pali, forse aveva bisogno di maturare, forse ha risolto anche qualche problema e quest'anno l'abbiamo visto già meglio a San Giovanni su Erge e oggi si è confermato. Sì, sì, oggi si è confermato. San Giovanni già ha dimostrato di essere venuto molto avanti, però oggi io penso che abbia capito il giochino, diciamo, dai. Il fratello aveva capito bene, ha vinto il Palio di Siena. Sì, è una genealogia importante. Sì, Poloschi per la cronaca. Sì. Complimenti Riccardo. Grazie Bruno.